E ora restiamo nella città di Sassi e vi presentiamo l'ultimo ospite di giornata. Si tratta di Giuseppe Pecora del Comitato Territoriale WISP di Matera, che vedo e ringrazio per essere con noi. Ciao, buongiorno, grazie a voi. Allora, io partirei dall'episodio delle ultime ore, quanto è accaduto nel campetto di Piazza degli Olmi. In pratica un atto vandalico, sono stati rubati due canestri nel campetto che voi avete rigenerato in occasione dell'anno di Matera, capitale europea della cultura per il 2019, con il progetto Open Playful Space, un progetto di rigenerazione urbana attraverso arti, sport e gioco di strada. Però al nulla distruttivo, in poche ore, avete risposto con un grande senso di comunità e condivisione. Cosa è successo in particolare? È accaduto che nelle ultime ore ci hanno a un certo punto comunicato che dal campetto dei basket erano spariti i canestri e quindi qualcuno ha voluto, diciamo, fare questo gesto, insomma, probabilmente per comunicare qualcosa, per dare un segnale. Ci dispiace che si sia arrivati a questo senza nessuna forma di dialogo e di confronto. Noi abbiamo una sede che è praticamente adiacente al campetto e veniamo da un anno di attività intensa fatta davvero quasi tutti i giorni in Piazza degli Olmi con i residenti e con la scuola lì presente, per cercare di rigenerare questo spazio della città che, diciamo, sin dal 2019, come avete già spiegato, è oggetto di abbellimento. Ecco, questa è quello che è la nostra idea. Probabilmente la maniera in cui questo campetto viene utilizzato da parte forse di qualcuno non è piaciuto, ha dato fastidio, dà fastidio. E, insomma, a questo gesto però abbiamo veramente ritenuto importante rispondere subito, dopo credo meno di 24 ore, già ieri nel pomeriggio, grazie all'intervento di tanta gente, delle istituzioni, si è proceduto a risistemarne almeno uno. È stata anche l'occasione per ribadire due principi base della WISP: rivendicare il gioco per tutti da una parte, ma anche l'esigenza di evidenziare come ci sia ancora bisogno di parlare di condivisione di spazi e beni comuni nella città dei Sassi. Assolutamente, questo è un tema molto importante e su cui noi veramente cerchiamo di lavorare da tanto tempo. Riteniamo che prima di tutto ci sia importantissimo il dialogo. Per questo un gesto come questo ci sembra davvero inutile. Seppure l'uso del campo durante delle ore del giorno, magari a notte fonda, da parte di qualcuno che non ha compreso che comunque è un luogo adiacente a delle abitazioni, questo ha dato fastidio, ci sono davvero mille altre forme per trovare appunto un accordo. E la città ha davvero bisogno di spazi di socializzazione. Il campetto di Piazza degli Olmi, che è gratuito, appunto, che è aperto a tutti, che non ha nessuno che apre e chiude, ecco, è uno spazio alla disponibilità di chiunque, grandi e piccoli. E sicuramente magari si potranno avviare dei percorsi di regolamentazione, si potrebbe stabilire un orario, c'è necessità anche, come è stato espresso ieri da qualche residente che è passato da lì, c'è bisogno di una regolamentazione. Su questo penso che siamo tutti d'accordo. L'importante è che un bene comune resti tale, ecco, che non venga, in qualche maniera venga vandalizzato da nessuno. In conclusione, veramente 30 secondi, anche perché avete dimostrato perfettamente con il progetto Sport Civico Matera che è fare comunità sugli spazi comuni, come in questo caso la Piazza degli Olmi, si può fare ed è anche con dei risultati molto importanti.
Esatto, quello che cioè, durante l'anno le attività proposte, che siano state attività sportive o che siano stati anche laboratori di confronto, che pure ci sono stati con rappresentanti della città, cittadini comuni, altre associazioni, ha avuto comunque un grande successo. Noi veniamo dalle ultime settimane in cui quasi ogni weekend abbiamo proposto delle attività che rianimassero questa piazza e devo dire che la partecipazione è stata elevata. Anche ieri era previsto un momento conclusivo del progetto Primavera in Piazza degli Olmi, che si è concluso con un momento, diciamo, di festa finale. Contemporaneamente, ecco, abbiamo voluto dare un segnale ripristinando la situazione per rendere poi il campo riutilizzabile nel più breve tempo possibile.